feudo antico, Alvin Italy ha accolto i suoi ospiti in uno stand del tutto rinnovato, dove ha proposto la degustazione anche dell'ultimo nato della cantina Tollo in anfora, Pecorino Tullum biologico. Feudo Antico è l'azienda custode del territorio. La sede in località San Pietro a Tollo nasce nei pressi di un'antica villa di epoca romana e il progetto vitivinicolo, iniziato nel 2004, fonda le sue radici in una tradizione millenaria. C'è una linea che si richiama proprio al passato, la linea in anfora, che segue il sistema di vinificazione autentico come nella tradizione vinicola degli antichi romani. Durante il Vin Italy c'è stata una masterclass di Feudo Antico con Cantina Tollo, con una degustazione condotta dall'enologo del gruppo, Riccardo Brighigna. Tra i vini proposti, oltre al Pecorino in Anfora 2022, anche in Anfora Rosso Tullum DOCG Biologico 2021. Vittorio Di Carlo, una masterclass veramente seguita, insomma, appassionata, con la descrizione veramente appassionata. Noi abbiamo voluto organizzare questa iniziativa all'interno del Vin Italy per presentare dei vini tra, diciamo, definiti memoria e futuro, nel senso che il gruppo Cantina Tollo, perché abbiamo presentato due vini a etichetta Cantina Tollo e due vini Feudo Antico, il gruppo Cantina Tollo da diversi anni sta sperimentando, poi magari il nostro enologo ci dirà, sta sperimentando, come dire, partendo dalle radici del nostro territorio, della storia di Tollo, della storia anche della villa romana dove c'è la sede di Feudo Antico, dei prodotti che richiamino il nostro terroir, diciamola così. Ci fa molto piacere che sia stata molto affollata la masterclass, anche con la presenza del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Io passerei la parola a Riccardo per qualche nota tecnica sui quattro vini che abbiamo degustato. Sì, andiamo alla nota tecnica, appunto, per i nostri telespettatori che possono solo guardare e non degustare. Sfortunatamente, ma siccome ci sarà occasione anche in Abruzzo di ripetere sicuramente queste degustazioni che appassionano sempre di più i consumatori e gli appassionati. Oggi, come compito di Cantina Tollo, che sarà sempre una bandiera della tradizione abruzzese e quindi portavoce di quelli che sono i valori della storicità anche abruzzese, ha avuto proprio organizzare questa degustazione della tradizione, però il titolo era ovviamente provocatorio, sempre con un occhio al futuro, che ovviamente Cantina Tollo è un gruppo che si affaccia oggi su più mercati internazionali. Ovviamente non ci si può trincerare solo dietro la tradizione e sperare di poter vendere il vino, sicuramente bisogna fare vini che appassionano il consumatore giovane è sempre più appassionato a queste categorie. Oggi c'erano due cosiddetti Orange, che oggi è catalogato come il ufficialmente a livello internazionale nel syllabus, come dicevo anche del WSET, il quarto colore mondiale, l'Orange, che significa appunto un vino bianco fatto come un rosso, quindi macerato con le bucce, che fa parte un po' anche del gruppo dei cosiddetti vini naturali, vengono chiamati impropriamente, che sono vini a intervento minimo, quindi con minima aggiunta di conservanti, senza filtrazione o altre tecniche particolari. Quindi, e vedo che fortunatamente i giovani hanno anche una sensibilità verso la sostenibilità, in questo senso anche superiore alla nostra, quindi è stato bello presentare. Poi un cerasuolo estremamente tipico e tradizionale, come vuole la tradizione del cerasuolo abruzzese, e per ultimo non poteva mancare anche un Montepulciano, però vinificato in una maniera, ecco, da intervento minimo in anfora di ceramica, quindi uno stile molto particolare. Quando si parla di radici, quindi si parla anche al ritorno alla genuinità, insomma, ad un modo di produrre in maniera rispettosa dell'ambiente e tanto altro. Presidente Lorenzo Sospiri, è un piacere, ci vediamo spesso in questi eventi del vino, lei è anche sommelier ad honorem, se possiamo dire, e quindi com'è andata per lei questa degustazione? Sì, appunto, perché ad honorem intanto mi sono seduto per capire. Devo dire, ho particolarmente apprezzato due concetti che sono usciti da questa iniziativa di grande livello. Il primo, spiegare processi imprenditoriali molto complessi. Mi sono complimentato con il nostro enologo perché ha fatto comprendere questi processi, quanto lavoro ci sia dietro, quanta ricerca, e soprattutto
dei prodotti di grandissima qualità che parlano del nostro territorio, che parlano dell'Abruzzo e ne parlano in tutto il mondo. Sottolineo l'importanza di non snaturare il nostro cerasuolo. Tra l'altro quello di Tollo è stato premiato tra i premiati, perché il nostro cerasuolo parla di Abruzzo, quindi posso che ringraziare il gruppo Cantina Tollo per aver voluto organizzare qui al Vinitaly questa importante masterclass. Thank you.